Buongiorno a tutti. Buongiorno. I think we're all sorted now. Credo che abbiamo tutta la tecnologia a posto. È acceso questo? Continuing looking at Jesus. Quindi stiamo continuando nella serie di guardare Gesù. What do we see? Cosa vediamo? And today we're talking about his posture. E oggi parliamo della sua postura. As we grow, our posture changes. Man mano che cresciamo, la nostra postura cambia. We go from crawling, passiamo dal gattonare, to wobbly first steps, ai primi passi traballanti, to strong and straight, a quelli forti e dritti, until age hits us, a quando l'età ci colpisce, and we find ourselves going back to wobbly. E ci ritroviamo a tornare a traballare. Ask any actor whose job it is to unlock character. Chiedete a un qualsiasi attore il cui lavoro è quello di trovare la chiave per interpretare il personaggio. And they will tell you that our posture, our walk. E vi dirà che la nostra postura, la nostra camminata, is very much part of who we are as a person and how others perceive us. Faccia molto parte di come siamo come persone e come gli altri ci percepiscono. Some walks are instantly recognizable. Alcune camminate sono immediatamente riconoscibili. Take a look at this. Guarda, date un'occhiata a questo. I don't think there's any video. Oh. Sorry. I'm going to have to sing it. Mi tocca cantarlo adesso. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time for talk. Avete l'idea adesso. Oh, it's the greatest film soundtrack ever. È la più grande colonna sonora di sempre. Oh, can't believe we're not seeing it anyhow. Mi dispiace che non possiamo vederlo. In recent years, Christians have started to use posture. Aspetta, eravamo troppo frettoloso. Ma non ci abbiamo l'audio. La tecnologia, però la camminata lo vedete bene. So, back to the serious bit. Adesso torniamo alla parte seria. In recent years, Christians have started to use posture as a term when talking about discipleship. Negli ultimi anni, i cristiani hanno iniziato a usare il termine postura nel parlare del discepellato. It doesn't mean we are talking about how we literally stand or sit. Non significa che stiamo parlando di come siamo letteralmente in piedi o seduti. But rather it's about how we understand discipleship. Ma piuttosto di come intendiamo il discepolato. And how we present ourselves in the way we approach others. E come ci presentiamo nel modo in cui ci avviciniamo agli altri. Psalm 1, verse 1. Salmo 1, versetto 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Here we see the three postures of sin. Qui vediamo le tre posture del peccato. We can actively walk towards wrongdoing. Possiamo attivamente camminare verso il male. We cannot remove ourselves from it by remaining. Possiamo non allontanarci da esso scegliendo di rimanere. And we can passively sit while others do wrong. E possiamo sederci
passivamente mentre gli altri fanno del male. The Bible gives us, in stark contrast, alternatives to these failing behaviors. La Bibbia ci dà delle alternative in netto contrasto a questi comportamenti fallimentari. 2 John 1:6 tells us, and this is love, that we walk in obedience to his commands. Secondo Giovanni, primo capitolo, versetto 6, ci dice, in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Philippians 4, verse 1, tells us that we should stand firm in the Lord in this way. Filippesi, capitolo 4, versetto 1, ci dice che dobbiamo stare in questa maniera saldi nel Signore. And Revelation 3, 21 states, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. E in Apocalisse 3, 21 afferma, chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. The common denominator in all these positive spiritual postures is obedience. Il comune denominatore in tutte queste posture spirituali positive è l'obbedienza. Just as with good physical posture, our bodies function better. Proprio così come con una buona postura fisica il nostro corpo funziona meglio. With good spiritual posture, we function better as disciples, walking upright and in freedom. Con una buona postura spirituale funzioniamo meglio come discepoli, camminando eretti e in libertà. Here's a prayer for us today. Ecco una preghiera per noi oggi. When the cares and worse ways of this world distract me and cause me to be disconnected from you. Quando le preoccupazioni di questo mondo mi distraggono e mi allontanano da te. Help me respond to your gentle voice, which invites me back to being present to you. Aiutami a rispondere alla tua voce mite che mi invita a riavvicinarmi a te. For in your presence is fullness of joy. Perché alla tua presenza c'è la pienezza della gioia. Heal my inner posture that I may walk upright in the spirit. Guarisci la mia postura interiore affinché io possa camminare dritto nello spirito. Unhunched, non piegato, unhurried, non frettoloso, present to others, disponibile verso gli altri, and ready for service. È pronto e pronta per il servizio. Amen. Amen. So how do we develop a good spiritual posture? Come possiamo sviluppare una buona postura spirituale? When we look at Jesus, we see obedience is manifested in his humility, servanthood and love. Quando guardiamo Gesù, vediamo che l'obbedienza si manifesta nella sua umiltà, servitù e amore. At the very heart of our faith is humility. Al centro della nostra fede c'è l'umiltà. Philippians 2:5-8. Filippesi capitolo 2 versetti 5-8. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Tyler Staton says of Emmanuel, God with us, Tyler Staton dice di Emmanuel, Dio con noi. It is the highest glory grounded
in the lowest reality. È la gloria più alta, fondata nella realtà più bassa. The incarnation is what makes sense of Christianity. L'incarnazione è ciò che dà senso al cristianesimo. Marco preached on this last week. Marco ha predicato su questo la settimana scorsa. So I'm not going to be saying very much here about the humility of Jesus as God with us. Quindi non mi dilungo molto qui sull'umiltà di Gesù come Dio con noi. I do want to point out that humility often makes us vulnerable. Però voglio sottolineare che l'umiltà spesso ci rende vulnerabile. Here's another hero on the incarnation. Ecco un altro eroe sull'incarnazione, il cantante Bono di U2. The idea that God is there as a force of love and logic in the universe, that it would seek to explain itself, is amazing enough. That it would seek to explain itself and describe itself by becoming a child born in straw poverty. A child. I just thought, wow, just the poetry, unknowable love, unknowable power, describes itself as the most vulnerable. There it was. I was sitting there and tears came down my face. And I saw the genius of this, utter genius, of picking a particular point in time and deciding to turn on this. Because that's exactly what we were talking about earlier. Love needs to find form. Intimacy needs to be whispered. To me, it makes sense. It's actually logical. It's pure logic. Essence has to manifest itself. It's inevitable. Love has to become an action or something concrete. It would have to happen. There must be an incarnation. Love must be made flesh. L'idea che Dio, se c'è una forza d'amore o di logica nell'universo, sia alla ricerca di spiegare se stesso è abbastanza sorprendente. Che sia alla ricerca di spiegare se stesso e di descriversi diventando un bambino nato nella povertà della paglia, un bambino, ho pensato, wow, questo è poesia. L'amore inconoscibile, la potenza inconoscibile, descrive se stesso come il più vulnerabile. Ecco, ero seduto lì e le lacrime mi scendevano sul viso e vedevo la genialità di tutto ciò, la genialità assoluta di scegliere un particolare punto nel tempo e decidere di agire su questo. Perché è esattamente quello di cui stavamo parlando prima. L'amore ha bisogno di trovare forma. L'intimità ha bisogno di essere sussurrata. Per me ha senso. In realtà è logico. È pura logica. L'essenza deve manifestarsi. È inevitabile. L'amore deve diventare un'azione o qualcosa di concreto. Doveva accadere. Ci deve essere un'incarnazione. L'amore deve farsi carne. God was willing to make himself vulnerable to everything the world, the flesh, and the devil could throw at him. Dio era disposto a rendersi vulnerabile a tutto ciò che il mondo, la carne, il diavolo potevano scagliargli contro. For our sakes. Per il nostro bene. Because we are loved unconditionally. Perché siamo amati incondizionatamente. And this is the beginning of our growing in humility. E questo è l'inizio della nostra crescita in umiltà. Humility is having a realistic sense of who we are before God and others. L'umiltà significa essere obiettivi di chi siamo davanti a Dio e agli altri. What is a right view of ourselves? Qual è una giusta visione di noi stessi? It will be different from person to person. Sarà diversa da persona a persona. But certain things are common to us all. Ma alcune cose sono comuni a tutti noi. We are God's children. Siamo figli di Dio. Created, loved and redeemed by God's grace alone. Creati, amati e redenti dalla sola grazia di Dio.
Not by anything in or of ourselves. Non da qualcosa in noi stessi o da noi stessi. And gifted by God with certain unique gifts, abilities, resources and advantages which are to be used for his glory. E dotati da Dio di certi doni, capacità, risorse e vantaggi unici che devono essere usati per la sua gloria. True humility is about believing what God says of you. La vera umiltà consiste nel credere a ciò che Dio dice di te. Let's take a look at the story of the call of Gideon. Diamo uno sguardo alla storia della chiamata di Gedeone. We're in Judges chapter 6, starting at verse 11. Ci troviamo in Giudici capitolo 6, cominciando da versetto 11. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." "Pardon me, my lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all the wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" "Pardon me, my lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you." Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita, e Gedeone, figlio di Joas. Trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso." Gedeone gli rispose: "Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto ciò, questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: 'Il Signore non ci ha forse fatto uscire dall'Egitto'? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian." Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: "Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?" Egli rispose: "Ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre." Il Signore gli disse: "Io sarò con te." If we were to draw a line and call it true humility, se dovessimo tracciare una linea e chiamarla vera umiltà, at one end of the scale would be total insecurity. Da un lato della scala sarebbe l'insicurezza totale. And at the other would be absolute arrogance. E dall'altro l'arroganza assoluta. And depending on who we are and our circumstances, e a seconda di chi siamo e delle nostre circostanze, we will wander from one end of the scale to the other. Oscilleremo da un estremo all'altro della scala. So it's important we recalibrate. Quindi è importante che ricalibriamo. And we do that by believing what God sees when he looks at us. E lo facciamo credendo ciò che Dio vede quando ci guarda. Gideon is very much at the end of the scale. Gedeone si trova assolutamente a questa estremità. Because of his circumstances. A causa delle sue circostanze. When the angel appears, he even thinks they've got the wrong tree. Quando l'angelo appare, pensa di aver l'albero sbagliato. And that "pardon me, my lord", e quel "ahimè, mio signore", is code for "oh, I don't think so". Sta lì come se fosse un "oh, non credo proprio". He doesn't believe it. Non ci crede. Because he feels abandoned. Perché si sente abbandonati. Even the work he's doing has to be hidden. Anche il lavoro che sta facendo deve essere nascosto. And he's the weakest in the smallest tribe.
E lui è il più debole della tribù più piccola. But God doesn't give him a moment and say, oh, there, Gideon, it's tough. Ma Dio non gli dà tempo dicendo, poverino, sì, è dura. He calls him with these words. Lo chiama con queste parole. Go in the strength you have. I will be with you. Va con questa tua forza, io sarò con te. How many of us, when there's an opportunity or a calling, have voices playing in our heads? Quanti di noi, quando c'è un'opportunità o una chiamata, hanno voci che suonano nella propria testa? That stop us from seeing ourselves as God sees us. Che ci impediscono di vederci come ci vede Dio. How many of us here are not educated enough? Quanti di noi sentono, non sono abbastanza istruito o istruita? I'm not brave enough. Non sono abbastanza coraggioso o coraggiosa? I'm not the right gender. Non sono del sesso giusto? I'm not in the right headspace. Non sono nel giusto stato d'animo. God says to you, Dio ti dice, mighty warrior, go in the strength you already have. I will be with you. Potente guerriero, vai con la forza che hai già. Io sarò con te. And what happens when Gideon finally believes God? E cosa succede quando Gideone finalmente crede a Dio? He's obedient and ready to serve. È obbediente e pronto a servire. If humility is at the heart of our faith, then servanthood is how it's worked out in our daily lives. Se l'umiltà è al cuore della nostra fede, allora l'essere un servitore, una servitrice, è il modo in cui si realizza nella nostra vita quotidiana. This is a painting by Ford Madox Brown of Jesus washing Peter's feet. Questo è un dipinto dell'artista Ford Madox Brown di Gesù che lava i piedi a Pietro. It's a fantastic painting. È un dipinto fantastico. And at the time, he was already a successful artist. E all'epoca era già un artista di successo. But he couldn't sell it. Ma non riuscì a venderlo. Until he did this to it. Finché non lo trasformò in questo modo. And it wasn't just because of 19th century sensibilities and prudishness. E non era solo a causa delle sensibilità del senso di pudore dell'Ottocento. There is something deeply confronting and challenging in the notion of a God who is willing to strip naked and wash feet. C'è qualcosa di profondamente inquietante e provocatorio nella nozione di un Dio che è disposto a spogliarsi nudo e lavare i piedi. But this is the Jesus we follow. Ma questo è il Gesù che noi seguiamo. Now, he doesn't want us to be removing our clothes. Ora, lui non vuole che ci togliamo i nostri vestiti. At least I don't think so. Almeno non credo. But he does ask us to be willing to make ourselves vulnerable to people in how we serve them. Ma ci chiede di essere disposti a renderci vulnerabili alle persone nel modo in cui li serviamo. John 13. Giovanni capitolo 13. Starting at verse 12. Dal versetto 12. After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, "Do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord, and you are right, because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. I tell you the truth, slaves are not greater than their master, nor is the messenger more important than the one who sends the message. Now that you know these things, God will bless you in doing them." Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro:
capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se lo fate. It comes with risk. Comporta dei rischi. Being vulnerable risks being rebuffed. L'essere vulnerabile rischia l'essere respinti. Being vulnerable risks ridicule. L'essere vulnerabile rischia l'essere derisi. Being vulnerable risks being rejected. L'essere vulnerabile rischia l'essere rifiutati. Take a moment to think about this. Prendetevi un momento per riflettere su questo. Here Jesus is washing Peter's feet. Qui Gesù sta lavando i piedi di Pietro. Now, a too old Peter, but it was about symbolizing the founding father of the church. Allora, un Pietro troppo vecchio, ma si trattava di voler simboleggiare il padre fondatore della Chiesa. Within 24 hours of this, in meno di 24 ore da questo momento, Peter was denying he knew Jesus. Pietro avrebbe negato di conoscere Gesù. He will have washed the feet of Judas. Gesù avrà anche lavato i piedi di Giuda, who within hours was betraying him. Che nel giro di poche ore lo avrebbe tradito. Servanthood is risky. L'essere un servitore è rischioso. But it also comes with God's blessing. Ma è anche accompagnato dalla benedizione di Dio. Verse 17. Now that you know these things, God will bless you for doing them. Versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. I don't know how God is calling you to serve. Io non so come Dio vi stia chiamando a servire. Or whom to serve. O a chi servire. But I do know that that call is always worked out through prayer, generosity, hospitality and humility. Ma so che quella chiamata viene sempre elaborata attraverso la preghiera, la generosità, l'ospitalità e l'umiltà. Matthew 25, starting at verse 34. Matteo 25, cominciando dal versetto 34. Come you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. For I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you invited me into your home. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cared for me. I was in prison and you visited me. Then these righteous ones will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you? And the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of my brothers and sisters, you were doing it to me. Allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, i benedetti del Padre mio, erediate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato e in prigione e siamo venuti a trovarti?
Il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. The thread running through this passage on servanthood is justice. Il filo conduttore di questo passaggio sull'essere servitore è la giustizia. Our gospel is love and justice combined. Il nostro Vangelo è amore e giustizia assieme. Psalm 40, 9 to 19, sorry, 10. Salmo 40, da 9 a 10. I have told all your people about your justice. I have not been afraid to speak out, as you, O Lord, well know. I have not kept the good news of your justice hidden in my heart. I have talked about your faithfulness and saving power. I have told everyone in the great assembly of your unfailing love and faithfulness. Ho proclamato la tua giustizia nelle grandi assemblee. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. Oh Signore, tu lo sai, non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea. As Christians, we must not be happy to live in a world where people go hungry. Come cristiani non dobbiamo essere contenti di vivere in un mondo dove la gente ha fame. Where many don't have access to clean water. Dove molti non hanno accesso all'acqua potabile. Where people are made homeless. Dove le persone rimangono senza casa. Where refugees are unwelcome. Dove i rifugiati non sono benvenuti. Where the world only works for the able-bodied. Dove il mondo funziona solo per chi non è disabile. Where people are bought and sold. Dove le persone vengono comprate e vendute. But a word of caution. Ma una parola di avvertimento. We can't do everything. Non possiamo fare tutto. It will overwhelm us, but we must do something. Saremo sovraffatti, ma dobbiamo fare qualcosa. The 24/7 prayer movement says, pick a fight. Il movimento di preghiera 24/7 dice: scegli una lotta. Because that is what prayer is. Perché questo è ciò che è la preghiera. It's a fight against the powers of this world. È una lotta contro le potenze di questo mondo. And then focus your energy on that one fight. E poi concentra la tua energia su quell'unica battaglia. Even here in small town rural Italy, we should be in the fight. Anche qui, nella piccola realtà dell'Italia rurale, dovremo essere in lotta. And we can do that by informing ourselves about our chosen fight. E possiamo farlo informandoci sulla lotta che abbiamo scelto. Praying and, if possible, supporting with time and money. Pregando e, se possibile, sostenendola con tempo e denaro. May I suggest a few fights for you to consider? Posso suggerirvi alcune lotte da prendere in considerazione? The climate emergency. L'emergenza climatica. People imprisoned for their beliefs, whether Christian or not. Le persone imprigionate per le loro credenze, siano essi cristiane o meno. Modern day slavery and the trafficking of people. La schiavitù moderna e il traffico di persone. The global mobilization of people made homeless because of war or famine. La mobilitazione globale di persone rimaste senza casa a causa della guerra o della carestia. There are many more. Ci sono molte altre. But go fight where God calls you. Ma andate a combattere dove Dio vi chiama. And we are in the fight because love compels us. E siamo in lotta perché l'amore ci obbliga. Humility is the heart of our faith. Quindi l'umiltà è il cuore della nostra fede. Servanthood is the manifestation of our faith. L'essere servitori è la manifestazione della nostra fede. And love is the source of our faith. E l'amore è la fonte della nostra fede. 1 John 4, verse 19. Primo Giovanni 4, versetto 19.
We love because he first loved us. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. I'll say it again. Lo dirò di nuovo. There is nothing you can do that will make God love you more. Non c'è niente che tu possa fare per far sì che Dio ti ami di più. There is nothing you can do that will make him love you less. Non c'è niente che tu possa fare che vi farà amare di meno. His love is unconditional. Il suo amore è incondizionato. I was challenged recently when studying the parable of the prodigal son. Di recente studiando la parabola del figlio prodigo, to realize that the son went back home, sono stata costretta a rendermi conto che il figlio tornò a casa because he was hungry and homeless. Perché era affamato e senza casa. Not because he missed and loved his father. Non perché gli mancasse e amasse suo padre. And yet the father still ran towards him. Eppure il padre corse verso di lui lo stesso. Arms outstretched in welcoming love and acceptance. Con le braccia tese in un amore che accoglie ed accetta. And that is how our posture should be as we stand as the church in our community. Ed è così che la nostra postura, il nostro atteggiamento dovrebbe essere mentre rappresentiamo la Chiesa nella nostra comunità. You are welcome. Sei il benvenuto. You are accepted. Sei accettato, accettata. You are loved. Sei amato, amata. Because we know what it is to be loved. Perché noi sappiamo cosa significa essere amati. Amen. Amen. Thank you.